questi 10 mesi di cantiere hanno segnato veramente la storia di questa comunità. E oggi sono contentissima perché dopo questo incontro con l'architetto Cimino, che ha presentato questo progetto, il secondo stralcio del progetto, il fatto di essere qui con i tecnici, di essere qui con i cittadini, insomma cercare di continuare nel migliore dei modi con la condivisione, mi pare che sia anche un buon inizio di questo secondo mandato, insomma, ecco, quindi io mi auguro che il prima possibile ci sia il decreto di finanziamento dell'ulteriore somma di 1.400.000 euro, che i lavori possano continuare e che si possa arrivare appunto a coprire, a proteggere quello che è venuto fuori, proprio a conservare proprio dalle intemperie, da qualunque tipo di evento atmosferico questo bellissimo e soprattutto indimenticabile luogo che rappresenta la memoria dei montevaghesi e non solo. E qui dobbiamo fare in modo che questo luogo diventi un luogo di memoria, di raccordo con il nuovo centro, quindi con l'attuale città. E questa disponibilità che già altre volte hanno dato, ma che ora si sta concretizzando, di aprire un museo e renderà il percorso fruibile, consentendo anche non soltanto di venire nel vecchio sito e quindi nella vecchia Montevago, ma di venire anche nella nuova Montevago per apprezzare, ricordare, vedere con i segni del tempo quello che questa chiesa in termini di risorse e in termini di reperti e di ricordi riesce ancora a trasmettere. Grande emozione. E allo stesso tempo grande speranza, perché dalla risorgere di tutto ciò che si trova sotto le pietre della Chiesa Madre c'è la possibilità di un risorgere di tutta la comunità ecclesiale e civile di Montevago. Pensiamo come diocesi che costituire insieme al comune qui l'ente parco della memoria di Montevago può essere un volano anche di rilancio, ecco, della vita di tutta la comunità, sia dal punto di vista civile ma anche dal punto di vista economico di Montevago. Noi oggi, dopo questo primo intervento importantissimo, dove abbiamo estrapolato quegli elementi architettonici che erano caduti con quel tragico evento del 1968 del terremoto del Belice, noi oggi possiamo vedere la chiesa come ci viene consegnata. Ma per la tipologia della materia, per questa calcarenite di cui è composta la chiesa, dobbiamo pensare che essa sarà museo di se stessa, ma dobbiamo pensare ad una protezione che non vada a ripercorrere gli elementi in pianta architettonici della stessa chiesa, ma che sia una protezione dagli agenti atmosferici per farci godere anche in futuro, e quindi diventare memoria di se stesso, quali erano gli elementi di quel Duomo di Montevago. Dobbiamo raccontare della vita che si svolgeva a Montevago prima, durante e dopo il terremoto, e questa è la sede appropriata, e questa è la sede principe dove noi possiamo raccontare la storia di una comunità, la storia di un territorio che ha tanto subito in tutti questi anni.